Il mare di San Leone è balneabile senza alcun tipo di limitazioni. Questo è il messaggio che esce fuori dalla conferenza stampa tenuta dal sindaco Marco Zamputo e dall'amministratore delegato di Girgenti Acque Giuseppe Giuffrida. I dati diffusi dalle analisi effettuate nei giorni scorsi dal laboratorio Igiene Profilassi hanno confermato che la situazione della balneabilità del litorale salleonino è buona e si presenta notevolmente migliorata rispetto allo scorso anno. Lo possiamo assicurare con certezza e con grande soddisfazione, soprattutto annunciandola agli agrigentini che possono recarsi nel nostro mare, nel mare di San Leone, perché il mare di San Leone è balneabile. Sono stati portati finalmente a termine i lavori sul nuovo funzionamento dei pennelli a mare di San Leone, lavori che sono stati realizzati da Girgenti Acque, un lavoro che è durato un anno, perché un anno è stato il tempo in cui è occorso preparare il progetto, avere circa 18 autorizzazioni da tutti gli enti preposti. La maggiore minaccia che incombeva sul mare agrigentino era la cattiva o in alcuni casi assente della gestione della depurazione. Il mare è stato restituito alla cittadinanza grazie all'opera dei nuovi pennelli realizzati da Girgenti Acque. Se prima lo scarico avveniva sul pennello vicino allo stabilimento della pubblica sicurezza, tramite la realizzazione di un altro collettore, le acque convoglieranno al pennello dei padri vocazionisti passando per le vie delle Viole e Gela. Abbiamo spostato i pompaggi, e abbiamo eliminato quello che c'era, che voi vedete, che si commenta da sé, e quindi stiamo al momento utilizzando il vecchio pennello dei padri vocazionisti. Nel frattempo portiamo avanti tutti i lavori definitivi e realizzeremo il nuovo pennello, che ha avuto dei rallentamenti perché si sono stati fatti e trovati dei reperti archeologici, ci siamo dovuti fermare, il mare oggi non ci aiuta, però come voi vedete tutta la struttura è spiegata a lavorare a pieno ritmo, certamente condizione del mare permettendo. La prossima scadenza, secondo Marco Zamputo, è la vicenda del depuratore, un appuntamento da risolvere a breve termine. Il prossimo obiettivo dovrà essere quello finalmente di andare ad affrontare il tema della depurazione del depuratore della città di Agrigento, e io veramente sono convinto che questo stesso sistema che ha fatto sì che si realizzassero questi importanti lavori, e dalle immagini potete vedere in quali condizioni erano ridotte le reti fognarie, ecco, dicevo, questo grande sistema che abbiamo realizzato si realizzi, questo grande gioco di squadra si realizzi nella individuazione del depuratore della nostra città. Alla fine il primo cittadino, l'amministratore delegato di Girgenti Acque, si sono tuffati nelle acque del mare di San Leone. Un invito ai bagnanti e a tutti gli agrigentini a fare lo stesso senza temere nulla.